E voi direte, ma scusa Harry, al massimo sarà una top peggiori cose successe a causa di Godzilla. E invece no, raga, perché, cioè, se voi considerate Godzilla, nel corso di tutta la sua carriera da grande attore cinematografico, Adeco ha preso una quantità di pizze sul muso che è inenarrabile. Benvenuti su Watchmojo Italia, quindi, per una top 10 delle 10 peggiori cose successe al nostro lucertolone preferito in tutti i suoi film. Alla numero 10, quando gli lanciano addosso le bombe anti-Godzilla, che è una cosa non esattamente conveniente se tu sei Godzilla. Non si capisce nei film chi abbia il coltello dalla parte del manico, veramente? Il lucertolozzo a batterie nucleari oversize? Oppure il genere umano che si lamenta tanto e piagnucola sempre, ma poi alla fine apre il cassetto per ogni evenienza e tira fuori le bombe anti-lucertolozzi a batterie nucleari oversize? Perché voglio dire, chi è che non se ne tiene un po' da parte, no? Dall'84 fino all'anno scorso, che non fanno altro che sparargli addosso robe fatte apposta su misura per lui, tipo le bombe distrugge ossigeno, tutte quelle altre cose assolutamente deliranti, in un film su due, facendolo soffrire come un disperato, e dopo si lamentano se si incazza. Ma dico, ma scusate tanto, eh? E alla numero 9, quando fa figuracce più grandi di lui, il che è tutto un dire, tipo in Godzilla contro Biollante. Il genere umano è sempre il nemico in tutti i film in cui il Gozzi mostra il suo animo profondo e poetico, disintegrando condomini in nome di un ideale di civilizzazione più alto. È una forma di distruzione quasi artistica la sua. Lasciatelo fare, dico io. Non vedete che il maestro sta creando? Un animo così gentile non va toccato nemmeno con un fiore, vero? Ma con un fiore kaiju assassino geneticamente modificato incrociando una rosa col DNA di Godzilla, però sì, ed è esattamente quello che succede in un film la cui trama è spiegabile incrociando non rose kaiju ma giapponesi e acidi, come al solito delirio puro in cui il Gozzi però rischia una figuraccia pesa prima di alitargli laser sulle gengive quando si fa mettere sotto da una rosa che lo mena come un salame radioattivo. E insomma Gozzi, insomma... E alla numero 8, quando piglia le mazzate Dark King in un botto di film, perché siamo onesti. Film quelli col titolo Godzilla vs. inserire nome di avversario OP a caso, si dovrebbero chiamare più che altro Godzilla le piglia da inserire nome di avversario OP a caso, virgola, ma poi si salva le sue squamose chiappone nel finale, non si sa come. Va sempre così. Specialmente contro l'infamissimo piccione galattico a tre teste, una più incazzata dell'altra. Sì, c'è da dire che Dark King non basta mai l'essere di base in 3 contro 1, ma deve sempre chiamare anche qualche altro alleato a metà film barando come un porco, tipo nella tamarrata dell'anno scorso. Alla fine sono 7 contro 1, è una cosa veramente ridicolissima. Quindi bella per il Gozzi che la scampa a ogni giro, ma dico, nella sua storia di duelli contro il dragone ne ha preso una quantità indicibile. Gli morde il naso, gli dà la scossa sul culo, lo fa volare da 7000 km d'altezza come una meteora in fiamme, coi bimbi sotto che intanto esprimono i desideri. Oh, guarda babbo, una cometa! No figliolo, guarda bene, è Godzilla che le piglia come un deficiente Dark King. Ah, babbo, non ci avevo fatto caso. Insomma, è una cosa veramente imbarazzante. E alla numero 7, quando è stato assassinato dal copyright di YouTube. Terribile, vero? Non ve lo ricordate? No, infatti, perché non potete. È successo giusto stamattina, motivo per cui la settima posizione, ecco, non c'è. Perciò continuiamo direttamente alla numero 6, ve lo dico, perché se no spacco tutto, peggio di ciò di cui stiamo parlando. Alla numero 6, quando viene saccagnato da Kong in Godzilla vs King Kong, anche conosciuto con un altro titolo da noi, grazie mille ai traduttori italiani anni 60 che evidentemente volevano molto bene al pubblico in sala e quindi fecero di tutto per non far capire chi avrebbe trionfato nel film da noi chiamato Il Trionfo di King Kong. Grazie ragazzi, sempre sul pezzo. È un film in cui il pupazzo di King Kong trionfa, e anche in modo netto trionfa e tonfa del brutto il pupazzo di Godzilla, che prova nel mentre qualche mossa di sumo, dimenticandosi che però a differenza di quella scimmia lui può lanciare raggi laser. Ma no, la battaglia finisce in una specie di sassaiola tra kaiju all'asilo nido, col Kong che lo piglia anche per la coda, ci fa l'elicotterino in aria. Una roba veramente imbarazzante. Godzilla al suo minimo in carriera. Dopo questa io avrei meditato se andare in pensione oppure no, ma non lo fece. E alla numero 5, bravo, quando l'hanno perculato però per la sua forma fisica. Tornò tanti anni dopo e, poverino, perché lo trattarono malissimo. Capisco che se sei Godzilla le tue facoltà intellettuali in molti film tendono a limitarsi all'uso di 2 neuroni, il primo per ruggire a favore di telecamere e fornire materiale da trailer, dietro al quale poi uno come Hans Zimmer aggiungerà la classica tromba. Ma ecco, negli ultimi film, come abbiamo visto, ha sviluppato invece un animo profondo e nobile, che resta ferito dai commenti cattivi come quelli che arrivarono pre-film del
2014 sulla sua forma fisica un po' appesantita. E insomma, tra chi diceva che i kaiju se l'era mangiati, chi disse che si dirigeva stavolta negli Stati Uniti soltanto per l'abbondanza di McDonald's e Burger King, e chi rideva per un suo ritorno in versione sumo, Godzilla, il povero amico, gliel'hanno dette di tutti i colori. Ma voglio vedere a voi a stare panza a terra per 800 trilioni di anni, che forma avreste, insomma. E alla numero 4, quando lo buttano a cannonate in un vulcano attivo, il ritorno di Godzilla. E ritorna giusto per schiattare, se c'è una definizione di overkill è probabilmente questa. Come al solito il Gozi viene sempre frainteso, anche qui si tratta giusto, ecco, ma di un disguido. Il nostro amichevole kaiju di quartiere ha appena distrutto quel quartiere e mezza Tokyo, generando una lieve confusione. I giapponesi, che non ne possono più di ritirare sulla capitale da zero ogni due anni, dicono basta Godzilla, è stato bellissimo, adesso Shine figlio di puttana, così lo indirizzano verso l'isola di Oshima col suo vulcano attivo, e il Gozi ci va con l'aria di chi non ha capito molto bene che cosa stia per succedere. Notate lo sguardo veramente acutissimo, gli fanno saltare in aria il terreno a suon di bombe nucleari e poi lo squagliano vivo nel magma. È una cosa veramente scorretta, colpo bassissimo, lui voleva soltanto giocare. Di fatto poi si mettono tutti a piangere, come prego. E alla numero 3, quando il King gioca sporco in Godzilla vs Gigan, o Gigan come volete, anche conosciuto come il trionfo di Gigan. No, stavolta no, il titolo italiano è Godzilla contro i giganti, capito? I come al solito, 1 contro 20, in cui lo pigliano a torello e gli tirano ceffoni da tutte le parti per ordine del King, che ci riprova a distruggere il pianeta Terra. Stavolta si è portato gli amichetti, quelli OP per davvero. Però Gigan è Godzilla, solo che in armatura, ha delle falci al posto delle mani, una moto sega colossale sul petto. Chiaramente sensatissimo dal punto di vista evolutivo, Darwin sarebbe stato d'accordo, credo. In realtà è un mostro cyborg inviato da questi alieni per portare la pace sulla Terra, la pace, quel con le motoseghe sul petto. Comunque il Gozi viene tagliato e sfilettato come un quarto di manzo in tutti i modi, una roba veramente orribile, ma per fortuna che poi la finiscono a parole. Come? Oh sì sì, coi fumetti anche. Something funny going on. You better check. Oh, no. E alla numero 2, quando viene destoroiato da Destoroia, magnifica pellicola in cui tutti menano tutti senza un apparente motivo, abbiamo il Gozi che si risveglia, piglia un mappamondo e dice: bene, oggi distruggo tutto quanto qui. Peccato che il mappamondo di Godzilla sia fatto soltanto di tanti giapponi messi in fila uno accanto all'altro, parrebbe. E infatti 2 secondi dopo arriva, indovinate dove, a Tokyo, spacca tutto quanto, ma poi salta fuori Destoroia che lo mena anche lui, bim bum bam. Però Godzilla chiama Godzilla Junior, cioè davvero, Godzilla Junior. Si picchiano un casino, mica la bambina telepatica lotta con loro, un casino delirante che non vi dico. Godzilla salva l'umanità da Destoroia, anche se significa comunque uccidere 3/4 di questa umanità, ma non importa, si fa un pochino come vuole lui. E poi si squaglia quando i giapponesi rimasti mettono la ciliegina sulla torta pigliandolo a missilate. Dopodiché la Terra esplode e la galassia si disintegra. No, questo non succede, ma io ce l'avrei messo perché ci stava bene dal punto di vista della sceneggiatura. Numero 1, quando l'hanno ributtato, e non c'è trattamento peggiore. Puoi farlo parlare, puoi farlo parlare anche coi fumetti, dirgli che è un ciccione, che è un lucertolone coglione, di tutto, ma non che la sua saga è finita e si va di reboot americano. Quello è intollerabile. Il pupazzo omicida a cui tutti erano affezionati, tranne Tokyo penso, si ripresenta negli anni 90 per mano di Roland Emmerich in una versione malaticcia, ingobbita, tutta a zonzo, per New York in cerca di pesce. Ma che? Un Godzilla senza arte né parte né scie di morte dietro di lui, che si fa mettere sotto da 2 aeroplanini militari, lo legano, passa educatamente tra i grattacieli, non li disintegra coi raggi atomi. Oh, ho capito che è buono, ma così esageriamo. In più quella CGI è davvero un colpo al cuore, meglio trovarsi in linea diretta col suo fiato nucleare piuttosto che guardarla per più di 2 secondi. Shin Gojira, per piacere, pensaci tu. Grazie.